Niccolò Neri e i supereroi. Beh, innanzitutto ci è incuriosito anche il testo di questo brano così particolare. Ce ne puoi parlare? Sì, è un brano che ho scritto tempo fa e parla, diciamo, in chiave moderna di una separazione nella quale nemmeno uno si rende conto. Dice che l'ha perso come un mazzo di chiavi, nel senso che quando arrivi a aprire poi il portone di capire dove è casa, non ce l'hai più le chiavi per entrare, quindi più o meno il senso del brano è questo qua. E mi ha colpito proprio quello che è l'inciso, quello che è il ritornello del brano. Come è nato? Mi incuriosisce anche proprio tutta quella che è la genesi di questa canzone. Il mio pezzo nasce con la volontà di riuscire a comunicare ai giovani, perché io, nonostante sia giovane, ho dei ascolti molto vecchi, nel senso mi piace molto la scuola del cantautorato genovese e quindi ho un modo di scrivere comunque abbastanza vecchio. E quindi ho cercato di modernizzarmi e riuscire a entrare, diciamo, nel target più universitario possibile, parlando appunto di una storia di due universitari e aggiungendo le immagini e diverse cose che si trovano appunto in quell'epoca della vita lì. Il tuo percorso, un po' ne hai già parlato con l'ascolto dei cantautori genovesi, ma altri, diciamo, altri artisti che ti hanno segnato, e come ti sei avvicinato poi al mondo della musica? Io sono diplomato in conservatorio in chitarra classica e quindi sono prima musicista e poi sono diventato cantautore per la mia, diciamo, mia voglia di scoprire cose nuove anche nella musica, come in tutto. E finché si può imparare, diciamo, non c'è niente di meglio. E allora ho deciso di fare il cantautore, di portare in giro quello che è la mia aura maudit, diciamo, la mia scrittura e la mia musica. Che ricordo hai di Valentina? L'ho conosciuta per la prima volta ascoltando quell'anno a Sanremo la sua canzone, e poi mi piacciono molto le sue canzoni perché i fiati utilizzati in modo melodico molto particolari. Mi piacciono i temi che fa, che sono molto semplici e molto incisivi e rimangono, diciamo, quasi ripresi da una Italo Dance anni 90, ma portati su una musica di un altro spessore. Capito? E quindi sono temi, diciamo, semplici per l'orecchio ma super efficaci per il cuore, insomma.